tutti, sono Maria Chiara Cataldo, ho 23 anni. E l'altra sera, dopo 3 mesi di lockdown, sono uscita di nuovo con le mie amiche e sono rimasta colpita dal fatto che alla prima sera in cui esco di nuovo mi ritrovo a subire violenza verbale per strada. Infatti un gruppo di ragazzi ci ha urlato frasi a dir poco carine, ma soprattutto non richieste. Così decido di lamentarmi su Instagram e su Facebook di quanto fosse accaduto e subito una mia amica commenta altrettanto la mia storia dicendo che anche lei aveva passato cose simili. Da lì nasce la mia iniziativa di lamentarmi di tutte le cose che avevo subito a scuola o a lavoro nell'arco della mia vita e soprattutto chiedo ad altre ragazze di raccontare la propria storia che io avrei ricondiviso in anonimo. A questo punto ricevo tantissime storie e l'appoggio soprattutto di una mia collega di università, Francesca Benotti, che decide anche lei di accogliere questa iniziativa che prende il nome Break the Silence. Questa iniziativa appunto dà voce a tantissime donne che fino a quel momento non avevano avuto il coraggio di raccontare le proprie storie, ma la cosa più bella penso che sia stata l'appoggio che abbiamo ricevuto anche da tantissimi uomini che sono rimasti appunto increduli del fatto che tutte le proprie colleghe di scuola, università, di lavoro avessero nella propria vita subito se non due almeno una volta una violenza fisica o verbale. Infatti quello che noi vogliamo far capire è proprio che anche quelli che tra virgolette si possono definire piccoli gesti come fischi o frasi inappropriate, se non sono richieste si possono definire a tutti gli effetti appunto violenza. Da qui nasce appunto la pagina Instagram e che sta riscuotendo tantissimo successo proprio perché tantissime donne hanno voglia di raccontare in anonimo le storie che hanno subito per cercare di dare forza ad altre donne di avere sempre il coraggio di parlare e rompere appunto il muro del silenzio. La pagina Instagram piace anche ad altre due ragazze dell'Università di Torino, Francesca Sapei e Giulia Chinigò, che decidono anche loro di sostenerci e di contribuire a far funzionare la pagina. Buongiorno a tutti, sono Francesca Benotti, ho 23 anni e sono la compagna di corso di Maria Chiara Cataldo. E sono studentessa nel primo anno del corso di laurea magistrale in economia e management e appunto ho risposto a gran voce all'appello lanciato da Chiara perché già io il 26 maggio avevo fatto una denuncia da parte mia, ma una denuncia di tipo personale perché appunto in chat molto spesso mi scrivono su Facebook, su Instagram, su qualche ogni social e ricevo messaggi da parte soprattutto di uomini molto molto insistenti con modi di approcciarsi non molto carini ai quali però io faccio presente che questo modo di comportarsi non va bene e in risposta loro quindi alla negazione mia nei confronti delle loro avance ricevo insulti del tipo figa di legno oppure troia, quindi già qui si denota l'incoerenza da parte loro. Questa cosa l'avevo denunciata sia su Facebook sia su Instagram, però diciamo che mi sono fermata lì. Quando Maria Chiara ha lanciato il suo appello e ha lanciato il suo appello a livello generale ho detto basta tenermi le cose per me o solamente a livello personale, è arrivato il momento che io possa dare voce anche magari ragazze e persone che non ne hanno avuto la possibilità o non se la sono sentita. Ciao, sono Francesca Sapei, ho 23 anni e sono un'amica di Maria Chiara che appunto è quella che ha ideato questo progetto chiamato Break the Silence e ha voluto coinvolgermi perché sa che questa tematica mi interessa molto e mi appartiene. Da sempre mi sono battuta come potevo per dar voce insomma a tutte le donne, a tutti coloro che volessero parlare dei loro problemi e ritengo che questa iniziativa sia importante perché non si capisce ancora abbastanza quanto sia diffuso questo problema. Purtroppo spesso le persone non usano il cervello e non capiscono che certe frasi possono colpire davvero una ragazza o un ragazzo e che possono anche portarlo ad avere davvero dei problemi
sociali e psicologici. Perciò penso che sia molto importante dare risonanza a questo progetto, perché è importante dar voce a tutti coloro che non hanno il coraggio di farlo da soli. Ciao, io sono Giulia Chinigo e ho deciso di aderire a Break the Silence perché quando ho visto le storie di Maria Chiara, che è stata una mia collega di lavoro, mi sono resa conto che ai tempi, quando lavoravamo insieme, siamo state vittime di molestie verbali a sfondo sessuale da due datori di lavoro su due, per appunto due animatrici su due. E questo mi ha fatto pensare anche a tutte le altre molestie che nell'arco della vita io ho subito, che possono essere dalla molestia più spinta e più esplicita al semplice tizio o clacson. E secondo me la cosa più importante da far passare è che una molestia verbale, fino a quella fisica ovviamente, che è la più grave, è molestia in quanto una persona che non richiede da uno sconosciuto un apprezzamento o un qualcosa che può metterla in difficoltà è sempre una molestia. E ho ricevuto anche tante contestazioni sul fatto che se una persona ti dice ciao bella tu non te la devi prendere. Io non voglio sentirmi dire ciao bella se quella persona non ha un intento di farmi un complimento, un apprezzamento, ma semplicemente mettermi in difficoltà, perché nel 2020 io credo che ogni donna deve essere libera di poter uscire fuori di casa senza sentirsi molestata o preda di qualcuno. Credo anche che sia molto importante diffondere questo messaggio a tutte le donne, perché sono davvero tantissime le persone che ci hanno scritto, molto più di quello che si pensava, ed è davvero assurdo, credo, che in una società come la nostra, dove siamo tutti uguali e dobbiamo essere in qualche modo tutti liberi di poter uscire sicuri di casa a qualsiasi ora del giorno e della notte, invece per quasi la metà della popolazione